Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il vecchio Simeone ha definito Gesù luce per illuminare le genti, illuminare i popoli. La luce nella Bibbia è il simbolo di Dio, è il nome della verità divina, che è luce. È anche simbolo dell'uomo buono, l'uomo che ama i fratelli, come ha detto Giovanni nella lettura. Gesù che nasce è luce divina, è luce da luce, perché è Dio da Dio, così diciamo nel Credo. Ma è anche una luce umana. Gesù è un bambino che quando nasce si dice viene alla luce. E San Giovanni precisa che Gesù viene alla luce soprannaturale dei comandamenti di Dio, che sono la luce religiosa e morale della nostra vita. E anche si dice, una mamma dice al bambino: sei la luce dei miei occhi. Nel senso di un sorriso buono e sincero per tutti gli uomini amati dal Signore. Così è Gesù. A Natale è nato un Gesù solare, direbbe Zaccaria, padre di Giovanni Battista, il sole che sorge per illuminare, rischiarare quelli che stanno nelle tenebre. E quali sono le tenebre? Sono le tenebre quindi della disobbedienza ai comandamenti di Dio e dell'odio nei confronti del prossimo, del fratello. E questa luce quindi allontana da noi queste cose, queste tenebre. Ecco perché la sua nascita di Gesù è stata fissata il 25 dicembre, che è il solstizio d'inverno. Gesù è il sole, sole divino e sole umano, che illumina tutti gli uomini portando fede e religione, bontà e verità. E noi ci dobbiamo lasciare illuminare proprio per la vita religiosa e per la vita morale da questo sole divino. E dobbiamo chiedere al Signore di allontanare da noi l'ateismo, l'incredulità, la cattiveria e la disonestà. Ecco, questo è una cosa che dobbiamo sempre invocare da Gesù. Gli angeli che appaiono a Betlemme sono persone luminose, gli angeli della nostra devozione in questa messa. Sono avvolte di luce, sono essi stessi angeli di luce, così dobbiamo vedere gli angeli, il nostro angelo custode. Il Vangelo parla degli angeli di Betlemme come di un coro luminoso che canta la gloria di Dio e la pace tra gli uomini. E il Vangelo dice anche che un angelo del Signore si presenta davanti ai pastori e la gloria del Signore li avvolge di luce. Quindi
apparendo questo angelo, è un angelo che avvolge di luce i pastori. È un angelo di luce che è luminoso in se stesso, che è illuminante per i pastori e che deve essere irraggiante di luce anche per noi. Dal momento che gli angeli sono pieni di luce divina e celeste, sono creati da Dio che è luce, illuminano i pastori e devono illuminare anche noi in questo santo Natale. Deve essere un Natale veramente di luce religiosa, di luce morale. È un regalo che ci fanno i nostri angeli custodi. Parlando degli angeli luminosi di Betlemme, dobbiamo ricordare i nostri angeli custodi. Diciamo nell'angelo di Dio, illumina, custodisci, reggi, governa me. La prima parola è, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, illumina. È importante, davvero. Devono custodire in noi la luce del battesimo, ricordiamo quella luce che abbiamo ricevuto nel battesimo, che è la luce della vita cristiana. Devono reggere e guidare la nostra luminosità cristiana, devono governare la nostra solarità evangelica, arrivando sempre di più a perfezionarla e ad aumentarla, questa luce, sia come fede luminosa, sia come bontà luminosa. È importante meditare e avere sempre questa luce con noi per essere veri figli della luce, come ci ha reso il battesimo. Gli angeli ci custodiscano la luce della fede e della bontà, soprattutto proteggendola e difendendola da alcuni pericoli. Vedo per esempio il pericolo di certe oscurità psicologiche. Quando si vede delle persone che sono tristi, depresse, che sono ansiose, che sono insicure, vuol dire che hanno un'oscurità dentro, nel cuore e quindi nella mente. È un pericolo questo. Noi dobbiamo dire all'angelo custode di queste persone o a noi stessi, se ci troviamo così oscurati, illumina queste oscurità della mia anima, o caro angelo custode. E poi c'è il pericolo anche di passioni tenebrose, brutte. Ecco, certe passioni che creano il buio esistenziale proprio e gettano l'anima e il corpo nella disperazione, nel degrado fisico e morale più nero. Ecco, anche questi sono purtroppo molto presenti in passioni viziose che davvero dobbiamo invocare i nostri angeli che sono davvero un pericolo. E diciamo, illumina queste passioni, o mio caro angelo custode, perché altrimenti mi gettano nel più profondo buio della vita. E poi c'è anche il pericolo di certe ombrosità del carattere, ce l'abbiamo un po' tutti queste ombrosità, come si esprimono, pensiamo per esempio certe gelosie che sentiamo, certe invidie, certe scontrosità con gli altri, certe permalosità, ecco, sono come delle ombre di carattere mica tanto belle, sono un pericolo anche queste. Diciamo al nostro angelo, illumina queste mie ombrosità o quelle di qualche persona che vive con me, caro angelo custode. Ecco, dobbiamo proprio pregare perché ci liberino da questi pericoli. Quando il nostro angelo custode prega, pregato da noi, riesce a proteggerci, a illuminarci e allontanarci queste oscurità, queste passioni, queste ombrosità, ecco che allora diventiamo veramente persone, come si dice, solari. Persone sincere, serene, luminose e virtuose. Ma questa è un'opera che fanno soprattutto i nostri angeli quando noi veramente li invochiamo. I nostri angeli custodi ci vogliono difendere anche e soprattutto dai demoni. Perché i demoni cosa sono? Pensiamo da Lucifero. La parola voleva dire portatore di luce. Lui, Lucifero, invece si è spento. Si è spento nella disobbedienza, seguito da altri angeli che erano angeli di luce, sono diventati angeli di tenebra, angeli neri, proprio per aver rifiutato, pensate, proprio per aver rifiutato la luce del Natale che noi abbiamo appena celebrato, la luce di un Dio che si è incarnato, la luce di un Gesù bambino, inferiore agli angeli come uomo, ma superiore a loro come Dio. I padri della Chiesa dicono che Lucifero e i suoi angeli cattivi si sono rifiutati, disobbedendo, rifiutati proprio di partecipare a questo progetto divino dell'incarnazione,
del Verbo di Dio, della nascita umana di Gesù, il Figlio di Dio, fatto uomo, e sono stati oscurati. Non hanno voluto cantare il gloria a Dio, al bambino di Betlemme, adorarlo e servirlo come il loro Dio incarnato, Signore e Salvatore, Maestro e Redentore, e sono stati precipitati nel regno della notte, che è l'inferno eterno. Al contrario, San Michele, invece, i suoi angeli hanno aderito, hanno accettato il Natale e hanno poi scacciato dal cielo Lucifero e i suoi angeli ribelli, che sono diventati Satana e demoni nell'inferno. Ma non stanno solo nell'inferno, girano anche sulla terra. Satana, che Gesù ha definito il principe delle tenebre, e gli angeli, che sono spiriti di tenebra e di male, gli angeli cattivi naturalmente, i demoni. Dobbiamo anche per questo stare molto attenti, non dobbiamo entrare assolutamente nel mondo oscuro, nel mondo esoterico, nel mondo superstizioso. Tante persone, a volte per gioco, per curiosità, si avvicinano a queste pratiche spiritiche, occulte e malefiche. È un grave errore, perché in questo modo, con lo spiritismo, queste persone attirano attorno a sé, nelle loro case, questi spiriti oscuri e malefici, queste anime tenebrose che poi infestano, turbano, che danno fastidio fin anche a condizionamenti negativi, persecuzioni e possessioni, che mandano fuori di testa, che fanno ammalare, che condizionano la vita nel male, nel vizio, nella malattia psichica e fisica. Stiamo molto attenti, non si può scherzare con queste persone tenebrose, con questi demoni delle tenebre, con questo principe della tenebre. Preghiamo allora molto i nostri angeli custodi come angeli di luce del Natale, angeli di Gesù luce, perché ci aiutino a essere dei cristiani luminosi e illuminanti nello stesso tempo, accesi di particolare luce natalizia, perché la luce natalizia è ancora la più bella e forse quella più vicina a noi. La luce natalizia è la luce della carità e della bontà, è la luce della sincerità, dell'onestà, è la luce della generosità e della giustizia, è la luce della fraternità e della pace. Penso che questi sentimenti, questi pensieri li abbiamo sentiti in questi giorni, e forse abbiamo anche sentito che eravamo entrati nella luce quando siamo entrati in questi sentimenti, nella luce di Gesù del Natale. Ma avviandoci al nuovo anno, stiamo attenti, non facciamo come alcuni che vanno a consultare l'oroscopo per conoscere il futuro, o che vanno a fare le carte per predire il futuro, per cercare una falsa e ingannevole luce guida. Non è con le carte, con gli oroscopi che si affronta il nuovo anno. Avviamoci al nuovo anno affidandoci ai nostri arcangeli, pregando i nostri angeli custodi che ci rendano luminosi, cioè visibili. Ecco, vorrei sottolineare questa parola, perché a volte la parola luminosa non è così chiara. Invece vuol dire visibili, visibili nel fare il bene e anche visibili nel vivere la fede. Allora sì che il bene e la fede diventano luminose, quando sono visibili. La nostra fede sarà luminosa e angelica se visibile nelle opere della fede. Sono la preghiera, la messa, i sacramenti, le pratiche di devozione come quella dei nostri angeli. Ecco, qui devono proprio essere visibili questa luce, altrimenti non è luce che illumina noi, che deve illuminare anche gli altri. E così pure la nostra bontà deve essere luminosa e angelica se è visibile nelle opere di bene, un aiuto, un soccorso, un favore, un piacere fatto a una persona, una beneficenza, una donazione. Queste sono visibilità, luminosità delle opere buone. Se non c'è l'opera della fede, l'opera della carità, non c'è visibilità, non c'è luce, è come una lampadina spenta. E quindi davvero dobbiamo essere così, dare veramente visibilità concreta alle nostre opere di fede e le opere di bontà.
Durante il nuovo anno il demonio siamo sicuri che farà di tutto per oscurare, per adesso si usa dire mettere blackout, mettere il coprifuoco, fa di tutto il maligno, faranno di tutto per spegnere le nostre pratiche religiose, le nostre opere buone. C'è già riuscito, abbastanza. Con la pandemia per tante persone, tutto questo si è spento. Tante persone sono sparite dalla Chiesa, sono sparite dal volontariato, dalla carità, sono sparite magari per malattia o per paura o per pigrizia o per discriminazione o per reclusione dall'alto. E però purtroppo dobbiamo constatare che con la pandemia il demonio ha fatto una bella vittoria, quindi ha creato veramente un oscuramento in tante persone. Madre Speranza durante la Seconda Guerra Mondiale ha subito un tentativo anche lei di spegnimento, è sempre così, il demonio cerca di oscurare, di spegnere. Di spegnimento, oscuramento della sua vita religiosa e caritativa, della sua congregazione religiosa, fiorente di tante vocazioni, era convocata dal Sant'Ufficio in Vaticano, accusata di falso misticismo, di simulazione di estasi e di stigmate false, invece era tutto vero. Ma lei non si preoccupava, continuava lei a pregare e a fare del bene, quindi continuava a dare luce, anche se volevano spegnerla, lei continuava a illuminare, a essere luce e illuminare. E infatti vicino al Vaticano, in una cantina, Madre Speranza ha allestito una cucina di zuppa e di pane per migliaia di poveri affamati per la guerra. Lei e le sue suore cucinavano una zuppa in grandi calderoni che la gente poi ha cominciato a chiamare, ed è significativo, la zuppa degli angeli. Quindi vedete che c'è, immediatamente la gente ha capito che qui c'era la visione degli angeli, la presenza degli angeli in quella zuppa lì. E quando, dicono le suore che hanno visto queste cose accanto a Madre Speranza, quando non c'era più nulla, Madre Speranza faceva riempire i pentoloni di acqua, buttava dentro un po' di sale, qualche erba che avevano raccolto dai campi, che poteva essere commestibile, e poi pregava. E poi affidava questa zuppa agli angeli custodi. Insomma, più di una volta questa zuppa era diventata ricca di carne e di legumi, una bella zuppa buona, densa e corroborante per quella povera gente che moriva quasi di fame in quel tempo di guerra. Sono miracoli degli angeli. Certo, voi direte, li fanno i santi, ho capito, però sono miracoli che ci dicono che veramente loro ci sono e che possono fare veramente cose grandi per noi, ci possono aiutare nel fare anche noi miracoli di bene, belli visibili, miracoli di carità, ma anche miracoli di fede, di preghiera, di luce spirituale. Davvero sia questo un anno nuovo, ricco di questi miracoli dei nostri angeli, anche per noi, se saremo capaci di essere luminosi e visibili nelle opere della fede e nelle opere della carità.